E purtroppo non si va oltre il pari al Ceravolo contro il Frosinone di Mister Greco, partita importante per cercare di trovare i 3 punti. Purtroppo questo Catanzaro pareggia tanto, che non è una cosa di per sé negativa perché in questo campionato così equilibrato, come sappiamo, è importantissimo muovere la classifica, però tanto quanto importante, e lo sarebbe vincere ovviamente ogni tanto. E Catanzaro comunque fermo a 14 punti, che avrà peraltro l'ostica trasferta di Reggio Emilia da preparare. Settimana prossima sarà dura, però sicuramente c'è comunque rammarico per oggi. Ripeto, avversario difficile, in difficoltà, aveva voglia e fame di portarsi via i 3 punti per risollevare una classifica per loro molto deficitaria, però purtroppo per l'appunto è arrivato questo pareggio, questo 0 a 0, dopo poi anche quello che abbiamo visto in quel di Pisa. Vi ricordo, tiri 13 a 9, tiri in porta 3 a 3 e possesso palla 63 a 37, quindi statistiche che ci confermano un Catanzaro che peraltro ha fatto anche più pass ha fatto ha diciamo realizzato più passaggi rispetto al Frosinone, più falli del Frosinone, un fallo in più, 5 angoli a 1, quindi partita anche, ecco, sui calci d'angolo tra l'altro ci sarebbe da lavorare tanto, perché questa squadra purtroppo sulle palle in attiva favore non riesce ad essere incisiva, ha i giocatori per poter essere più pericolosa, sicuramente credo si possa lavorare un po' di più sotto questo aspetto. Comunque vi ricordo le formazioni: Pigliacelli in porta per il Catanzaro, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Cassandro, Pagano, Pontisso, Cutsupias, Compagnon, Lamantia e Iemmello. Quindi in realtà diversi cambi rispetto a Pisa, ma anche perché giustamente si è giocato ogni 3 giorni, quindi anche la condizione fisica non sarà stata diciamo al top. Cerofolini invece in porta per il Frosinone, Bracaglia, Monterisi, Biraschi, Marchizza, Vural, Cichella, Barcella, Oionok, Vernazze e Canotto. Diversi giovani in squadra hanno messo Barcella che è un 2006, Bracaglia che è un 2003, che aveva giocato poco a mia memoria fino a questo momento, quindi hanno anche voluto diciamo provare diversi giocatori, però per ora il Frosinone comunque sta anche raccogliendo diversi punti, tanti pareggi da quando è andato via Mister Rivarini, però vedremo un po' che sarà il futuro del club laziale. Detto questo, io mi fermo, vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.